L'Universiadi è un banco di prova importante, cioè senza la cooperazione istituzionale le università non si fanno, non si potevano fare e non si fanno, quindi se non c'è il dialogo istituzionale tra regione e comune è come parlare del nulla mischiato a niente. Quindi è evidente che se stiamo qua è perché c'è già stata la cooperazione istituzionale ad altissimi livelli sulle Universiadi, c'è stata in questo periodo, c'è stata oggi e ci sarà da qui al 2019. Non è sufficiente, la cooperazione istituzionale ci deve stare anche negli altri campi e noi lavoriamo perché questo possa accadere. Stamattina si è vista la cooperazione istituzionale su altri settori importanti come Bagnoli, come le vele e come tanto altro. Nei prossimi giorni credo che matura un incontro per parlare dei tanti temi della città. Quindi Napoli sta andando forte come città e anche il livello di investimenti che ci sono a Napoli in questo momento impegnano tutti. Non può impegnare solo il sindaco di Napoli, il presidente della regione, adesso è il momento che la sfida è per tutti, per gli imprenditori, per gli industriali, per i commercianti e Napoli e per tutte le altre categorie, per tutte le altre professioni, per tutti gli altri cittadini e devo dire da quello che sto vedendo a Napoli mi sembrano quasi tutti pronti alla sfida. Cerchiamo di convincere anche gli agnostici e se andiamo tutti insieme possiamo andare davvero lontano nello sport ma come anche nelle altre cose.